Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche questa puntatona dal colore di retro computing, anzi retro riviste di informatica. CU Amiga, la rivista per Amiga più venduta in Gran Bretagna. Maggio 1990 costava 2 sterline e 85. 50 anni di combattimenti, a 50 anni dai combattimenti aerei, l'ora più tosta. Poi c'è un gioco tipo sono tornati gli Armteds, qualcosa del genere. Poi c'è questa rivista, c'aveva un disco con due giochi completi e poi un'esclusiva Ivano, probabilmente un'avventura o qualcosa di simile. Andiamo a vedere cosa c'era in questa rivista del maggio 1990, molto colorata, con un indice estremamente colorato, e colorato sintetico, ma che non è che poi dica poi così tanto, quindi dovremo andare a vedere pagina per pagina che cosa c'è. Uno spazio zona speciali, poi delle recensioni di giochi, parecchi giochi, poi articoli regolari, poi informazioni e un'agenda. Vediamo un po', quindi vediamo un po', sono oltre più o meno circa un centinaio di pagine, grosso modo. Andiamo a vederci questa rivista. Qui lo spazio Buzz, parlavano di film, di partite di calcio, di videogiochi recensiti rapidamente. Poi sempre zona Buzz, qui abbiamo altri giochi, pubblicità. Qui una zona praticamente di canzoni, giochi, videogiochi a tutto spiano, e quindi praticamente poi spazio, questo cosa non so, non saprei nemmeno dirvi se è una pubblicità oppure no. Gravity Attack, sì, probabilmente un gioco attinente, forse probabilmente alla rivista. Spazio lettere, quindi lettere con spazio con i lettori, domande, risposte, quesiti. Poi abbiamo dei giochi demo che venivano dati con la rivista, quindi demo, avventure, giochi di Star Trek e forse diciamo di grafica 3D. Poi l'ora più tosta, questo è un videogioco di combattimento aereo in cui è una specie di simulatore con Amiga in cui si decollava con l'aeroplanino e poi si andava a fare il combattimento aereo. Va bene, contro gli Heinken, gli aerei, le navi, un gioco di guerra ma con ambientato una seconda guerra mondiale ma con gli aerei. Poi c'erano diciamo delle competizioni sui videogiochi e su chi era più bravo. Sono tornate la testa di formicole, quindi una specie di alieni invasori, un'avventura probabilmente, a giudicare dalle facce e dall'ambientazione. Qualcosa di gioco, grafica 94%, suono 92%, giocabilità 95%, quindi un gioco che era piuttosto ganza. Vediamo un po' cosa c'è qui, altre avventure, zombie, videogiochi, qui c'erano recensi, c'era quanto stava, 19 sterline. Poi The Midwinter, più anche questo è un altro gioco, forse un'altra avventura, io di questi non ne conosco nemmeno uno, però se volete potete andare a scaricare altre riviste di CU Amiga, il link lo trovate in descrizione per quelli che fossero interessati. Castle Master, questa è diciamo un'avventura 3D, dalla grafica era un 3D però diciamo un po' più scarna, comunque era un vero 3D. Poi qui pubblicità con i giochi, Persian Gulf Inferno, altri giochi, sicuramente c'era spazio per i giochi, né più e né meno. Eccolo qui, questo praticamente The Theme Park Mystery, questo cos'è? Forse immagino sia un gioco di scacchi di intelligenza, quindi praticamente Down There 3, questo è un altro gioco, probabilmente spara tutto, qualcosa del genere. Un po' qui Ivanhoe, tra probabilmente un'avventura e uno spara tutto, qualcosa del genere. Treasure Trap, questo è un falso 3D sul genere praticamente di Impossible Mission. Il tennis guerra nucleare, qui si lanciava praticamente un attacco di guerra con missili, cose, tutto grandissimo, una specie tra il gioco e la simulazione.
Escape Robots Monster, scappare dai mostri robot. Qui abbiamo altro gioco praticamente sempre per Amiga. Qui Budokan, un picchiaduro di legnate. Poi abbiamo Colorado, un altro picchiaduro, anche questo Hot Rod. Qui sempre macchine a tutto spiano. Era pieno di gioia questa rivista, praticamente dedicata interamente ai giochi. Island of Lost Hope, isola della senza speranza. Questo ovviamente sarà sicuramente un'avventura fantasy, qualcosa in questa zona fantasy. Poi dopo venivano Manic Mansion, Shadow of Mordor, qui tutta una serie di avventure che venivano, War Game Adventure, che venivano praticamente recensiti, Fantasy Zone, informazioni, tutti i giochi, offerte di espansioni, hardware, joystick e quant'altro. Qui continua la recensione di giochi, Yankee Team, War Game, erano i giochi. Per chi volesse andare a vedere se c'aveva un gioco, o ricordare un gioco, sicuramente su questa rivista ci troverà un po' di tutto. Questo gioco è del rugby, però sul genere, diciamo, un po' più strategico, con la gestione dei giocatori. Torre di Babele, vediamo un po'. E poi Sherman M4, anche questo qui è un videogioco in 3D, una via di mezzo intorno al first person shooter, perché però, diciamo, l'area era limitata, diciamo, a quello che si vedeva dentro lo Sherman oppure fuori dalla torretta. Ganzo, Side Showtime, videogiochi, questi per le sale giochi, Subbuteo, The Last Starship, l'ultima astronave, questo sia un'avventura, qualcosa del genere, Rotox, altri mostri, spara tutto, Elvira Puppone, Cold War, Cold Ice War, questa è una specie praticamente, questa è l'idea di un hacker, di terroristi dal sapore, forse per qualcosa, un videogioco strategico, qualche cosa del genere. Compact Future, anche qui siamo nel genere, cos'è, perché un gioco, no, questo è un gioco su CD, anche quello era su GT, pardon, ho detto una minchiata, questi sono giochi su CD. Starscape Campaigns, Video News, informazioni, diciamo, dal spazio Amiga 3D, informazioni, qui un po' di pubblicità, un po' di tutto, e poi un'anticipazione sul prossimo mese, e poi mi sa che siamo arrivati alla fine. Ok, passiamo oltre. See You Amiga, dicembre 1993. Quanto costava la rivista? Costava sempre 2,5 sterline. Incredibile, un pacchetto di 250 pagine dal valore spettacolare. Ma di ossa, boh, c'erano, fornivano recensioni di giochi. Fantastico micro sim, scoop con un CD. Gratis c'era Deluxe Pint, la guida con Deluxe Pint, 52 pagine allegata alla rivista. Poi c'è la gnoccona che urla, non sapisce cosa c'ha da urlare. Aegis Animator Amiga, questo è un mega only, quindi un gioco da 2,5 euro, con il disco attaccato, quindi c'era questo dischetto qui con questo videogioco qui, Aegis Animator, e su quest'altro disco c'era Tarkan 3, un altro videogioco. Ok, andiamo a vedere cosa c'era oltre in questa, praticamente in questa rivista. Pubblicità, oh, qui c'è un elenco, un sommario un pochino più, forse un po' più, questo no, è pubblicità, pardon, pensavo fosse il sommario, invece pubblicità. Contenuti dell'Amiga Content, allora cosa c'era? Un indice, c'era un bot di roba, PC non ci si legge una sega, va bene, c'era un sacco di cose, ci siamo appiccati, va bene, andiamo avanti. E poi qui c'era la recensione dei dischi, e poi c'era notizie, cose un po' meno serie e altre cose. Va bene, noi la scolleremo tutto, sono circa 133 pagine più o meno, quindi era cresciuta circa un terzo, quindi circa 30 pagine. Andiamo a vedere un sacco di videogiochi, notizie Commodore, questa Amiga 1200, era uscita l'Amiga 1200.
è un po', qui c'è Colonia 93, il Commodore Show mondiale, la fiera del Commodore, era uscita, non stava già tanto bene la Commodore nel 93, era messa già male a dicembre, stava già un po' bene di salute, ci vedo già dalle facce depresse. Va bene, competizioni di giochi, poi cosa c'era? C'è l'Amiga CD32, questa qui super mega difettosa, e poi offerte, poi c'era l'Amiga 4000, poi veniamo un po' a grafica, IGIS Animator, questo era il videogioco che c'era sul dischetto e viene recensito rapidamente su cosa fare, come fare, insomma, e via dicendo. Va bene, poi cosa c'era? Un menu sempre di recensioni, comandi, spazio videogiochi, pubblicità molto colorata, cover disc 70, Spectra Color, c'era Elvira e poi cosa c'era? Boh, non so, vari giochi, Bush Manipulation, vabbè, un sacco di roba. Cover Disc 71, la Turrican 3, cos'è questo? Praticamente è un altro d'altri dischetti praticamente di videogiochi, di giochi Exodus The Settles. Questa è una rivista interamente dedicata ai giochi per Amiga, si parlava solo di videogiochi per Amiga, di joystick, di espansioni, di computer, non c'è nemmeno una pagina di programmazione, non c'era praticamente nulla di niente di, diciamo, un po' più dal di fuori dell'ambito ludico, non c'era niente di programmazione, non c'era niente di scuola, programmi di grafica, recensioni di programmi integrati col processo, database, niente, solamente giochi. Io qui vado veloce perché un po' mi sono stufato a vedere questa rivista interamente di giochi, non recensivano nemmeno poi tanto nemmeno hardware, nemmeno computer, insomma era una rivista un po' povera, ecco. Sarà stata sicuramente la più venduta, però insomma voglio dire, sempre giochi, poi alla fine un po' si stufa. E anche perché insomma qualche recensione di macchina, Amiga 1200, Amiga 3000, insomma potevano farle, invece evidentemente tanto questo andava meglio sì, perché i lettori giocavano e quindi compravano una rivista per i dischetti, per i giochi, per comprare, diciamo, i joystick, le espansioni di memoria, queste cose così. Vado veloce. Qui c'è un po' di spazio di Aminet CD-ROM, c'era una data di Aminet CD-ROM. Chi ha che non conosce Aminet, che penso tutti l'abbiano sentita, se non altro dire. The Publisher, il programma di desktop publishing, Genlock 292, questo è un aggeggio per le sottotitolazioni e fare editing audio video non lineare. Essence e questo è Pixel 3D Professional, un po' di programmi finalmente di 3D, qualche cosa, oltre che ai giochi parlavano anche meno male qualche cosina, anche di un po' qualche cos'altro, anche perché qui questo è un word processor, meno male qualche cosa, se no poi uno si stufava. Una stampante, finalmente qui il color printer, si parla qualche cosa di qualche recensore di stampante, un altro po' di stampante con delle prove di stampa, mi sono appena smentito, io pensavo che dall'ultimo numero che si era visto c'era praticamente altro che questo è per Amiga 1200, Blizzard, per un programma penso sia sonoro, qualcosa di simile, espansioni di memoria che venivano date, articoli, un pochino qualche articolo, c'è tanta pubblicità, qui si parla un po' di recensioni finalmente dell'Amiga CD32, se volete potete qui un po' due parole anche all'Amiga 1200 e all'Amiga 600 e poi all'Amiga 4000. Sono appena smentito perché nel numero precedente si era visto che c'era soltanto giochi e nessuna recensione di hardware meno software, invece qui era aumentato di 30 pagine, hanno messo, oltre che a un botto di pubblicità, hanno cominciato a parlare un pochino di qualche hardware e un pochino di editing audio video con qualche grafica 3D, non poi molta, piano di giochi e pubblicità, ma comunque questa era un'espansione.
Ecco, qui per gli utenti lettori di Amici o Amica, poi alla fine è inevitabile andare a espandere. Qui si parlava praticamente, no, pardon, di aprire, questa era l'Amiga 500, su cui poi dovevi cambiarci qualche pezzo, qualche cosa, mettici pezzi, via, diciamo mettici pezzi per farla semplice. Pubblicità, un botto, questo è un mercatino, e di scene, un po' di manga, qua ne annunci tutti appicciati per da lì, boh, è incredibile. Questi sono software di pubblico dominio, un po' di utilities, software, un po' di art gallery, va bene. Utility Cyber Future, che roba è questo lì? Un po' un articolo sui film, queste cose così, l'editing audio video fatto dall'Amiga nei film. Uno sguardo nel futuro, ecco qui, sguardo nel futuro da nessuna parte, perché praticamente poi l'Amiga l'anno dopo ebbe a tirare le cuoia. Sì, U Amiga speciale, questi praticamente per espansioni da 2 mega, e poi c'era l'espansione per Amiga 500 da 1 mega e quant'altro, va bene, uno voleva, pigliava, ordinava e chiamava. Qui altri giochi a tutto spiano, picchiaduro, botte d'orbi, legnate, va bene. Questo è Terminator, un altro sparatutto sul genere di Terminator, sul film che è uscito. Questo è Tornado, un gioco simulatore, Alien Breed. Pubblicità, The Settlers, questo è uno strategico probabilmente sul genere di simulazione, Stardust spara tutto, Second Samurai, Kingmaker, High Force Commander, Adventure, questa è la vampira, Vamp, un po' piattina come vampira, però insomma, non è male. WFM, Blue Angels, qui siamo una specie di giochi di simulatori, altri giochi, veniamo un po', va bene. Amiga Workshop, Deluxe Paint, qui un programma di grafica finalmente, un po' di programmi di grafica, qualche cosina, era ritornati. Giochi, programmazione facile, qui spiegava un po' come fare un po' di giochi e via dicendo, il tutorial era proprio stringato, si vede gli utenti video di questa rivista, quindi di pagine non sopportavano di lettura perché poi dopo c'era pubblicità, poi c'erano altri articoli di altre cose, oltre di pagine non si andava, si vede gli inglesi che non avevano difficoltà, i giovani adolescenti britannici difficoltà di concentrazione, oltre di due pagine non andavano. Io qui vado veloce, tanto poi se volete il link per scaricare altri numeri di CU Amiga lo trovate in descrizione. Programma sonoro, Wired World, questo cos'è? New Commons, qualcosa di terminali per la comunicazione, back chat, lettere e risposte con gli utenti, e qui abbiamo Amiga Workshop, punti di vista, considerazioni. Va bene, abbiamo finito. Ok, andiamo a vedere l'ultimo numero. Ultimo numero di CU Amiga, CU quasi sparito, ci rimase solo Amiga Magazine. E praticamente questo è il numero dell'aprile 1998, a 4 anni dal botto della Commodore, che non c'è rimasta più nulla. Andiamo a vedere di che cosa parlavano quelli di CU Amiga, che da 130 pagine si erano ridotti a 108 pagine. Andiamo a vedere, parlavano di Macintosh, poi di Power PC, del Millennium Bug e poi altre cose. Ecco, con la mano là, praticamente la Commodore non c'era più e era spuntata una mela vagamente dal colore amighista. Andiamo a vedere di che cosa parlavano gli amici britannici di CU Amiga Magazine nell'aprile del 1998, a 4 anni dalla della disintegrazione praticamente della Commodore. Andiamo a vedere, allora qui c'era l'editoriale Clayton Mario, che abbiamo praticamente un articolo generico su Millennium Bug, che poi insomma parlavano di Macintosh, perché d'altronde
E poi cosa c'era? Poi un po' di notizie, un po' di giochi, tecniche e un po' spazio per quanto riguarda un po' di programmazione e quant'altro. Poi era dato un CD-ROM con cui forse c'erano programmi oppure dei dischetti. Ok, una rivista orfana del proprio hardware. C'era l'era degli Zippy, i modem, quindi già cominciava praticamente nel 98, internet cominciava a galoppare e i PC galoppavano. Ecco, Phase 5 alla ricerca di una licenza per il sistema operativo. Vabbè, notizie, il World Amiga c'era poco o nulla, Siemens Alpha, e c'era rimasto poco, c'era qualche uno che intanto produceva qualche cosa. Qui si parla del CD-ROM, stand Amiga con quattro gatti sconsolati. Queste icone sono del Macintosh 7.5, qualche cosa garantito al limone. Poi qui si parlava di dischetti che venivano dati. Questo è il dischetto per un Macintosh. Cosa davano? Software per Macintosh. O questa? Buffa. Eh sì, queste sono proprio icone per Macintosh, programmi, cioè, avevano dato i programmi per Macintosh con qualche cosa. Bah, PresEdit, Acrobat Reader, sì, si erano messi a dare i programmi per Macintosh. Non c'erano, si vede, più lettori a sufficienza, e allora, siccome anche i Macintosh si erano messi tardivamente con la scomparsa praticamente dell'Amiga a fare il 3D e l'editing audio video, e quindi loro, per giustamente per campare, la rivista si erano riciclati in una rivista Macintosh. Quindi prenditi un Macintosh e vai. Questo è tanto per dire, la rivista CU Amiga si chiamava CU Amiga, ma parlavano di Macintosh. No, questa è una insolita cosa che non lo sapevo. Parlavano di Macintosh con qualche cosa, con articoli un po' in generale, con qualche cosa che forse ancora davano un po' di spazio a quello che c'era rimasto. Power PC, anche lì praticamente con qualche gioco che ogni tanto veniva sfornato ancora per l'Amiga. Questo è il Doom, qualcuno forse l'aveva fatto, forse per Amiga probabilmente. Sì, continua dall'ultimo mese per Amiga, Doom, esplosioni che veniva fatta, l'avevano licenziato anche per Amiga. Poi un po' di giochi, molto meno di quelli dei numeri precedenti, Windnuts, perché indubbiamente, essendo sparita praticamente la Commodore, indubbiamente le case software gradualmente, anche se c'erano tante Amiga in giro, incominciavano a sfornare meno cose. Un po' di font, infatti HTFFAX, questa per l'Amiga online, CD-ROM, spazio CD-ROM, dPaint 5 dato sul CD, PDShen, questo è un programmino di Monopoly, Public Domain, pardon, di giochi un po' raccattati un po' in quella di pubblico dominio, un po' di utility dati un po' in quella, un po' di immagini, gruppi di discussioni dove andare a ragionare, questo c'era già internet, personal paint, si dava un po' di qualche tutorial, un po' di programmazione Amiga per quelli di gli amighisti di Fortapash che resistevano. E poi penso che fra un pochino, siamo già a pagina 88, arriviamo presto alla frutta, un po' di spazio musicale, pubblicità, indubbiamente rispetto ai numeri precedenti il numero dei videogiochi e di recensioni hardware sono praticamente estremamente sparite, perché chiaramente essendo sparita la Commodore a distanza di 4 anni anche il mercato si era fortemente ridotto. Questo è l'esempio di recensione, questo è di un PC. E quindi qui c'è Windows che già compariva, quindi voglio dire, si apriva la rivista piano piano ad altre piattaforme. Ecco, abbiamo finito. Se volete andare a scaricare altri numeri di CU Amiga, la rivista britannica, il link lo trovate in descrizione.
una rivista incominciata con l'Amiga e che poi, dopo la scomparsa dell'Amiga, incominciò a diventare sempre più Macintosh, con una porzione più sempre più ridotta, diciamo, di tanti Amiga che gradualmente andavano a estinguersi, passando a PC oppure a Macintosh. Per questa puntata è tutto, un salutone, ciao, alla prossima!